Presentato alla stampa il nuovo allenatore della Viola Basket, Gianni Benedetto, una vecchia conoscenza del pubblico di Fede Nero Arancio, già allenatore delle giovanili, responsabile del vivaio, vice di Carlo Recalcati negli anni d'oro della pallacanestro Regina, dopo una lunga esperienza in giro per l'Italia, anche con la nazionale, Benedetto ha risolto il contratto con la Bauer Matera ed è tornato a Reggio, la sua città. Alla Viola si è legato per le prossime due stagioni, come è stato spiegato nel corso di una affollatissima conferenza stampa, durante la quale non sono mancati momenti di emozione. Specie quando Benedetto ha affermato, strappando applausi, che lui la Viola ce l'ha tatuata sulla pelle. A introdurre e presentare il tecnico è stato il presidente Giusva Branca, che ha affermato, citando Antonello Venditti, è proprio vero che certi amori non finiscono. Poi ha spiegato che la scelta di Gianni Benedetto ha un valore identitario, perché si tratta di un regino già protagonista delle pagine più belle della storia della palla spicchi in riva allo stretto, ma anche un rilevante significato tecnico, perché, secondo Branca, Benedetto è oggi uno dei quattro migliori allenatori di Lega Gold e Silver, scelta condivisa e sostenuta dal direttore sportivo Gaetano Condello e dall'azionista di maggioranza Gian Cesare Muscolino. La Viola è uno stile di vita, affermato da parte sua il coach, ho aderito a un progetto tecnico ben preciso, consapevole del grande carico di responsabilità che sto assumendo. Non ho mai avuto squadre fatte per vincere, sono stato io a portarle al successo, ha concluso Benedetto, che ha espresso un sogno, rivedere il Palacalafiore affollato. Siamo a livelli dei primi 3-4, compreso anche il campionato Gold, esiste.